tanta gente, dai, battagliando. Tagliamo! Siamo finiti, siamo distrutti, siamo stremati, siamo arrivati all'ultima partita, all'ultimo minuto, il 4 giugno. La stagione, ragazzi, è finita. È stata veramente una stagione che ci ha tolto il fiato. Purtroppo in Coppa è andata come è andata, ma il nostro allenatore, che è il più forte del mondo, con una squadra da settimo, ottavo posto e molti giocatori, diciamo, mezzi fragili, come si dice a Roma, momenti ci faceva alzare la Coppa Europa League dopo l'altro anno che abbiamo alzato la Conference. Purtroppo l'arbitro ci ha derubato con la mano così. Nel complesso lui fa miracoli e siamo, diciamo, belli carichi e ben speranzosi per l'anno prossimo, perché ci guiderà lui, il condottiero. Ciao ragazzi, e sempre forza magica Roma. Una menzione speciale per quest'anno a Paolo Dybala, questo Paolo Dybala, non solo per i gol e per gli assist, ma per tanto, ma tanto attaccamento alla maglia. Per qualcuno il grave infortunio di Abraham è già una falsa partenza per il prossimo campionato. Riusciremo a iscriverci il prossimo anno, secondo voi? Ma ora sono i Friedkin, i proprietari della Roma, che devono farci sapere cosa intendono fare con questa Roma. Entrare in Champions League era così davvero importante per il progetto dei Friedkin? Ndika e Aouar sono già degli acquisti per la Roma 2023-2024? D'altronde, due anni fa, quando chiedevamo qualcosa a Friedkin, arrivò il famoso tweet dell'ingaggio di Mourinho. C'è solo una cosa sicura, e quella non cambierà mai. Forza Roma! Anche a nome di Gilberto, buone vacanze.